Dal Vangelo di Giovanni. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là, seduti, i cambia monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni, e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Sorelle e fratelli carissimi, ci stiamo addentrando nel percorso quaresimale e siamo arrivati alla terza domenica. La prima domenica ci ha portati nel deserto, dove Gesù è stato tentato da Satana. La seconda domenica ci ha portati sul monte Tabor, dove Gesù si è trasfigurato davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. Questa terza domenica ci conduce a Gerusalemme, la città santa, e in essa ci conduce nel luogo più santo di tutti, il Tempio di Gerusalemme, lì dove il Signore abitava, dove il popolo andava per poterlo incontrare, per mettersi in contatto con Lui. Potrebbe essere interessante sapere come era iniziata la costruzione del Tempio, quanto il Tempio fosse grande e cosa succedeva al suo interno. Con l'indicazione venuta nel testo, cioè che il Tempio era stato costruito in 46 anni, e sapendo che era iniziata la costruzione del Tempio nel 19 a.C., noi possiamo fra l'altro collocare con precisione l'anno in cui questo episodio si colloca. Poteva essere il 28 o il 29 d.C., la Pasqua di quegli anni. Il Tempio, lo sappiamo, inizialmente fu costruito da Salomone, ma poi esso fu distrutto ed Erode il Grande si prese la briga di riedificarlo nuovamente nel massimo del suo splendore. Durante la vita di Gesù ancora continuavano i lavori del Tempio. Per realizzarlo, Erode aveva fatto tagliare una montagna nella parte nord e nella parte sud aveva costruito delle arcate gigantesche che potevano sorreggere il Tempio. Dove c'erano queste arcate, adesso sorge la moschea di Al-Aqsa, quella che quando fanno le dirette da Gerusalemme noi vediamo con la cupola dorata. Era grande come 22 campi di calcio e davanti aveva una spianata enorme.
Nella prima parte del Tempio potevano entrare tutti, perché non era un vero edificio sacro. Lì potevano esserci i pagani, potevano esserci i peccatori, potevano esserci gli impuri, gli ammalati, che invece non potevano entrare all'interno. E in quel luogo c'era tutto ciò che serviva per la vita del santuario. C'era il mercato del Tempio, c'erano le bancarelle, né più né meno come quando noi andiamo nei nostri santuari, specie in quelli più famosi, quelli più grandi. E c'era un portico bellissimo, chiamato Portico di Salomone, che era lungo 185 metri, era fatto su due piani ed era sorretto da quattro file di colonne. In ogni fila c'erano 40 colonne, erano alte 10 metri e su di esse c'era un capitello corinzio alto 1,80 m. Per raggiungere questo portico c'era una grande scalinata larga 15,5 metri, come un'autostrada a quattro corsie, che aveva uno slancio di 17 metri e sotto questa scalinata c'era il posto dei cambiavalute. C'erano quattro stanze in cui c'erano le persone che cambiavano il denaro, perché nel Tempio non potevano entrare le monete dove c'era raffigurato l'imperatore o sua madre, Tiberio e Livia. Dovevano essere cambiate. Nel Tempio potevano entrare solo monete pure. E ovviamente chi faceva questo mestiere tratteneva per sé la commissione. Sotto il Tempio c'era la parte più importante del mercato, quella più chic, quella più in, gli animali migliori, i prodotti migliori, ma intorno al Tempio era tutto un negozio, era tutta una bancarella. E questo produceva un flusso di denaro enorme. Giuseppe Flavio, storico di quel tempo, che era appartenente alla classe sacerdotale e che quindi conosceva da dentro quello che succedeva nel Tempio, ci dice che a Pasqua, cioè il tempo in cui l'episodio che abbiamo ascoltato si colloca, venivano immolati a Dio fra i 18.000 e i 20.000 agnelli. E il libro dei Maccabei ci dice che le ricchezze del Tempio erano così grandi che quanto denaro ci fosse non lo sapeva nessuno. Era la banca più importante di tutto il Medio Oriente. Come vi dicevo, quindi, in questa zona ci potevano stare tutti, ed è sotto il Tempio il Portico di Salomone e sotto la scalinata che Gesù compie i due gesti che oggi il Vangelo ci ha raccontato: rovesciare le bancarelle e far cadere a terra il denaro, e quindi poi scacciare tutti, venditori e compratori, dal Tempio. Gesù non sta facendo semplicemente quello che già i profeti avevano denunciato, quello che già i profeti avevano fatto, e cioè mettere in evidenza la commistione pericolosissima fra religione e denaro, che tanti danni ha fatto nei tempi antichi e che tanti danni continua a fare anche oggi. Se ci riflettete un po', è la cosa che più dà scandalo quando scopriamo che all'interno delle nostre chiese si commercia il sacro, quando scopriamo che all'interno delle nostre chiese si tenta di vendere Dio, di vendere i sacramenti, di fare denaro con tutto ciò che rappresenta la spiritualità. Non è possibile, non vuole questo il Signore. Il Signore ci chiede una conversione radicale. Noi dobbiamo staccare
Dio e il denaro, Dio e Mammona, come dirà Gesù nel Vangelo, non possono stare insieme. Ma questo appunto i profeti lo avevano già detto e avevano detto che Dio non vuole i sacrifici, che è sazio delle nostre offerte, che il profumo dell'incenso lo irrita. I profeti avevano già detto, Amos, Geremia, Isaia in modo particolare, che Dio vuole le opere di giustizia, le opere di misericordia, la carità nei confronti di tutti. Gesù va oltre e ci dice che quel tempio non serve più. Perciò afferma che può essere distrutto, perché adesso il vero tempio, il vero punto di incontro fra il mondo e Dio, fra gli uomini e il Signore, è Lui. Gesù è il vero tempio che in 3 giorni risorge, si riedifica, cioè i 3 giorni che passano dalla morte alla risurrezione. Ma il tempio non era solo questa zona. Nel Tempio c'era un'altra parte che gli antichi chiamavano santuario e lì non potevano entrare tutti. C'era una balaustra alta 1,5 metri. Lì si dovevano fermare i pagani, lì si dovevano fermare gli impuri, lì si dovevano fermare gli ammalati. Essi non potevano andare avanti. Potevano entrare solo gli israeliti, uomini e donne. Poi però c'era un altro limite, un'altra barriera, una porta nella quale potevano entrare solo gli uomini. Le donne restavano confinate nel cosiddetto atrio delle donne, dove c'erano anche le cassette delle offerte, 13 cassette, su ognuna delle quali c'era l'intenzione per cui le offerte venivano fatte. Qui, in questo luogo, è ambientata la famosissima parabola di Gesù e della vedova che offre 2 spiccioli e che però viene lodata da Gesù perché ha offerto tutto, al contrario dei ricchi che versavano al Tempio soltanto il loro superfluo. Poi si entrava nel Santo e lì potevano entrare solo i sacerdoti. E poi, infine, c'era un velo che separava il Santo dal Santo dei Santi, e nel Santo dei Santi potevano entrare soltanto i sommi sacerdoti, e una sola volta l'anno. Tutti cercavano di avvicinarsi il più possibile al Santo dei Santi, perché era lì che si pensava fosse presente il Signore. Ancora oggi, quando gli ebrei vanno a pregare al cosiddetto muro del pianto, vanno lì perché è il posto più vicino all'originale Santo dei Santi. Gesù quindi dice che adesso non c'è più bisogno di questo tempio e soprattutto che non c'è più bisogno di tutte queste barriere. Egli è venuto ad abbattere il muro che era frammezzo, è venuto ad eliminare tutti gli ostacoli che impedivano l'avvicinamento al Signore. Anzi, paradossalmente, proprio coloro che prima erano esclusi, gli ammalati, i poveri, coloro che venivano considerati impuri, sono quelli per i quali oggi Gesù è più disponibile, coloro che si possono avvicinare di più. Ma il Vangelo di oggi ci vuole dire ancora un'altra cosa, non solo che Gesù è il nuovo Tempio, ma che noi facciamo parte di questa costruzione spirituale. Egli è la pietra fondamentale, la pietra d'angolo. Noi, credenti, siamo le pietre vive, le pietre spirituali, che insieme con Lui facciamo proprio questa nuova casa del Signore. Del resto San Paolo ce lo ha detto. Non sapete che voi siete tempio di Dio e lo Spirito Santo abita in voi? E San Pietro ci ha detto che noi, come pietre vive, uniti alla pietra angolare che è Cristo Signore, costituiamo proprio questo edificio spirituale. Quindi
è una nuova realtà quella che ci presenta Gesù. Quindi è un nuovo modo di intendere Dio, la religione e la vita, quello che ci presenta Gesù. Un po' come nell'episodio precedente delle nozze di Cana, Gesù aveva già iniziato a rivelare. Non più le anfore di pietra, simbolo della legge antica, che erano rimaste vuote, che non erano più sufficienti a dare vita nuova alle persone, ma lui, il vino buono, il vino migliore che portava la gioia nel popolo, negli uomini e nelle donne che decidessero di seguirlo. Ecco quello che ci dice oggi il Signore. Non pensiamo in nessun modo di poter comprare Dio. Dio non è in vendita, né a prezzo pieno, né con lo sconto, né a metà prezzo. Dio si dona perché Egli è solo amore. E non pensiamo di poter costruire una nostra vita religiosa basandoci semplicemente sulle nostre opere buone o sulle offerte che noi possiamo fare al Signore. Il Signore non ne ha bisogno. Egli è amore e solo amore. È amore puro, è misericordia, e la misericordia vuole, non il sacrificio, come ci ricorda l'Evangelista Matteo, e a noi non chiede semplicemente delle piccole opere buone o delle piccole offerte, chiede di fare opere d'amore, di essere come Lui, somiglianti al Padre che è amore, e quindi amare soltanto. È in questo modo che noi siamo davvero discepoli di Cristo. È in questo modo che noi facciamo parte come pietre vive di questo tempio spirituale. È in questo modo che noi viviamo davvero la Pasqua di risurrezione. È amando che ci rinnoviamo e aiutiamo gli altri a rinnovarsi, amando però come Gesù ci ha amati. Buon cammino quaresimale.